ora il tocco finale. Wow, Roger, che bel disegno! Grazie, Sam. Sto pensando a una nuova creazione. Sam, porta lo straccio, per favore. Stai scherzando? Abbiamo un fantasma in casa! Sam, è una sciocchezza! Quali fantasmi? Hai buttato tu giù questo bicchiere? Non l'ho fatto io! Roger, non sai che ogni casa ha il suo fantasma? È ridicolo! No, non lo è! Lo vedrai da te quando costruirai una casa. Ci saranno i fantasmi, men che non si dica! Sfida accettata! Ciao ragazzi! Oggi costruiremo una casa che sarà perfetta per i fantasmi! Ma se non avremo nessun fantasma, Sam sarà nei guai! Adoro smontare le teorie strampalate di Sam! In realtà l'amministratore delegato di Ghostbusters non può parlare di teorie strampalate! Vediamo quanto sei qualificato! Prima di tutto, un fantasma non entrerà mai in una casa con un prato verde come questo. Ok, ora lo sistemeremo. Così va meglio. Ragazzi, Sue aveva già progettato una bellissima casa con tanta lavanda, vi ricordate? Mi è piaciuta molto. Bene, cercherò di fare una perfetta casa fantasma prendendo spunto da quella. Raccapricciante, ma molto bella. Quando Sam la vedrà, rimarrà scioccato. Poi fatemi sapere quale casa vi piace di più. Ti aiuto io! La casa deve soddisfare molte condizioni affinché i fantasmi ci vadano. Sam, non pensi che i tuoi fantasmi siano troppo schizzinosi? Qui decoreremo con delle pietre. Che ho creato con l'argilla. Zitto, Roger! Spero che il fantasma non ti abbia sentito! Non mi importa dei tuoi fantasmi! Se saranno troppo pignoli, li caccerò di casa! Prima di tutto, Roger, dove sono le tue buone maniere? E secondo, tutte le caratteristiche tipiche dei fantasmi sono descritte nella nostra guida! Sembra una cosa seria! Non preoccuparti! Ti dirò tutto quello che so sui fantasmi. Certo che lo farai, Sammy. La decorazione in pietra è finita. Continuiamo. Il nostro esperto di fantasmi ha detto che non gli piacciono i nuovi pavimenti, quindi cercheremo di invecchiarli un po'. Sono perfetti! Ora occupiamoci delle pareti. Vedi? A proposito, ho già disegnato le tavole di legno sulle pareti. Ottimo lavoro, Sam! La vernice fresca sembra davvero bella. Certo che le case malandate sono sempre così affascinanti. Qui metteremo una lampada. E ora bisogna decorare le nostre pareti. Roger? Giusto, Sam. Ai fantasmi non piacciono le carte da parati perfette. Fantastico, Roger, impari in fretta! Sei un grande insegnante, Sam! Anche se i fantasmi possono passare attraverso i muri, ci servono comunque delle finestre! Ragazzi, attenzione a lavorare con strumenti affilati! In realtà Sam può sembrare molto persuasivo, ma io non credo ancora ai fantasmi! Roger, non farmi arrabbiare! E cosa dici delle macchie bianche che appaiono sempre nelle foto? Sono fantasmi che vogliono essere nelle foto, non lo capisci? Hanno come mania di protagonismo! Oh, Sammy! È solo polvere o insetti nelle lenti? Diamo un'occhiata a questa bella parete che ho fatto! Sì, Roger, il tuo muro è quasi perfetto! Come il mio! Vedi? È fantastico! Oh, questo è il miglior complimento finora! Ragazzi, questa lampada funzionerà grazie a questi fili! Che attaccheremo a queste batterie. Ora posizioniamo i muri.
e affinché le pareti siano ordinate, metteremo le batterie in un posto speciale. Fate attenzione quando lavorate con i fili. Bene, è ora di sistemare i mobili. Inizieremo dalla cucina. Roger, ti ho lodato per niente? Sam. Ci servono dei mobili malandati. Beh, sei tu l'esperto di fantasmi qui, non io. Ecco qui, guarda. Ho fatto un divano che piacerebbe ai fantasmi. Molto particolare. Sammy, puoi darmi un paio di indizi su quale sia il tuo stile da fantasma? Facile, facile. Prima di tutto è l'eleganza. Ai fantasmi non piacciono le cose di fantasia o i colori vivaci. Eppure i colori brillanti sono di tendenza ora. Va bene. Allora che altro? Secondo è il minimalismo. I fantasmi apprezzano la bellezza delle forme semplici, Roger. Non vedi? Ecco, il minimalismo è al top ora. Terzo è il buon vecchio stile. I fantasmi sono orgogliosi della loro età. Quindi hai appena reso vecchia questa credenza della cucina? L'ho decorata alla vecchia maniera, su via. Sembra molto interessante. Immagino che ai fantasmi non dispiaccia un tavolino da caffè. Si abbina perfettamente con l'interno. Approvato! Ora arriviamo al primo piano. Dobbiamo riparare il lampadario, dato che il pavimento del primo piano è anche il soffitto del piano terra. Roger, lo senti questo vento freddo? Credo che i fantasmi siano già arrivati! Sam, ho dimenticato di spegnere il condizionatore! 17 gradi, ma Roger! Sam, calmati! Va bene! Allora, ho messo due lampadari e ho incollato il pavimento. Ecco fatto! La nostra casa può essere super spettrale, ma non può stare su senza alcuni pilastri. Ancora uno. Faremo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco fatto. Perfetto. Ragazzi, avete mai visto i fantasmi? Sono davvero così schizzinosi. Roger, non sono schizzinosi, ma esigenti quando si tratta di stile. È diverso. Così. Sammy, che te ne pare di questo buon vecchio stile? Accettabile. Per me è una fantastica vecchia staccionata. Ecco l'ultimo dettaglio. E ora ci occuperemo del primo piano. Roger, lo sapevi che i gatti possono vedere i fantasmi? Ho notato il nostro Fluffy che fissava un punto senza neanche battere ciglio. Forse sta meditando. Non ci avevo pensato. Roger, non ci hai pensato bene. Come faranno i fantasmi a entrare in casa? Beh, pensavo che potessero volare, ma ogni fantasma vorrà sicuramente dare un'occhiata a questa scaletta. Roger, ho fatto una porta che si adatta perfettamente alla casa. Sono sicuro che i fantasmi apprezzeranno la nostra casa infestata. Certo che lo faranno. I fantasmi sono molto sofisticati, a loro piacciono soltanto le cose belle. Dato che i nostri fantasmi sono esteti, aggiungiamo un po' di decorazioni. Potranno leggere le loro riviste di fantasmi su questa panchina. Mi chiedo se ci sia il National Geographic dei fantasmi. Roger, la nostra casa sembra vuota. Aggiungiamo un'atmosfera speciale. Questa lampada da terra ci aiuterà. Perfetto. E aggiungerei anche un po' di luci in stile fantasma. Sta venendo bene. Cos'è questo? Fantasmi? Ragazzi, lo sentite anche voi? Sammy, rimarrai scioccato. Ah,
sì, i fantasmi sono fighi. Beh, è ora di riportare sulla Terra il nostro Sam. Mi sono lasciato trasportare, scusa. Dobbiamo nascondere il nostro meccanismo musicale. Questa musica mi ha incantato. Oh, questa balaustra si adatta davvero bene. E anche una piccola poltrona leggermente usurata. Sammy, i fantasmi dormono? Durante il corso ci hanno detto che... Ascolta, i fantasmi si lavano? Sarebbe strano se non... Beh, in teoria sì. E che fanno per divertirsi? Fanno dei fantasma party? Roger, fermati! Quando arriva un fantasma glielo chiediamo. Non c'è casa senza tetto. Sammy, ai tuoi fantasmi piacerà da morire. Penso corrisponda a tutte le tue esigenze. Ho dimenticato un'altra cosa. Fammi indovinare, ai fantasmi piacciono i vecchi quadri. Questo si riferisce alla moda di una volta. Il punto numero 4 dice che i fantasmi amano lo stile gotico. Su me ne ha parlato qualche tempo fa. Lo stile gotico è tutto colori scuri e spigoli vivi. È un lavoro di altissima qualità, Roger, sei stato bravo! Grazie! Spero che piaccia anche al fantasma. Certo, potrebbe mostrarsi. Parlando del terzo punto, ecco un po' di stile alla vecchia maniera. Una casa infestata dovrebbe avere moltissime piante. Poiché nessuno si prende cura di loro, crescerebbero ovunque. Roger, senti, parlando per ipotesi. Sì, Sammy? Beh, voglio dire, e se il fantasma non si presentasse alla fine, che succederebbe? Allora farò tante battute sulle tue folli teorie. Upsi! La nostra casa è venuta troppo bella, e se i fantasmi non si facessero mai vedere, allora Roger mi prenderebbe sempre in giro. Immagino che dovrei evocare un fantasma in anticipo. Sammy, non evocarlo troppo presto, altrimenti dovrai pagare per l'attesa. Ma non è un taxi, può aspettare. Roger, io volevo solo allenarmi un po', insomma. A proposito, c'era una macchina rosa là fuori, guarda che cosa ho fatto. Wow, Sam, sei un vero cavaliere fantasma. Facciamo sembrare la nostra macchina ancora più spettrale. Qual è la tua idea? Beh, come se fosse stata qui per un po'. Coperta di foglie e cose del genere. Oh, mi piace il tuo modo di pensare. E mi piacciono molto i fari e il finestrino rotto, Sam. Molto creativo. Sei il nostro maestro decoratore. Fatto, questa macchina si adatta perfettamente allo stile della nostra casa. Allora, ragazzi, la nostra elegante casa del mistero è pronta. Ora aspettiamo solo i fantasmi. Sammy, quando arrivano i tuoi fantasmi? Ho delle altre cose da fare. Devo ancora inventare battute per prenderti in giro. Wow, chi è inesistente qui? Oh, signor fantasma, piacere di conoscerla. Peccato che i fantasmi non mangino, altrimenti le offrirei un po' di deliziosa Nutella. Cosa? Noi fantasmi mangiamo e amiamo la Nutella. Voleva forse dire noi slime mangiamo? Upsi!
fantasmi in anticipo. Oh, Sammy, te l'avevo detto che i fantasmi non esistono? Ragazzi, se vi è piaciuta la nostra creazione, pollice in su. Iscrivetevi al canale e a presto nei nostri prossimi video. E premete il pulsante del campanello per ricevere tutte le notifiche. Giusto, Roger? Roger? Che strano. Ciao, ciao!